Ciao a tutti Creeper, io sono Celofi e oggi siamo qui in questo nuovo video con un sacco di fans. Quest'oggi ragazzi ho dato il via a un nuovo tipo di eventi, infatti ho creato sul mio Discord una chat apposita nella quale voi potete partecipare ai miei video in modo semplice ed efficace, ovvero voi entrate in questa chat vocale mentre registro e mi vedete in live mentre sto registrando, figo no? Così potete partecipare in modo molto più comodo. Comunque, detto questo, oggi dobbiamo parlare di una cosa seria che riguarda CoreLMC. Ebbene sì, mi hanno depexato, ma poi fortunatamente mi hanno rimesso il rank. Parliamo di tutto durante la Bed Wars. Partiamo! Allora, vi spiego un po' tutta la situazione. Ovviamente ragazzi si è risolta, quindi facciamo un video tranquillo in cui vi parlo durante le Bed Wars di questa faccenda e anche altro. Bene, allora. Sì, sono stato depexato da CoreLMC. Com'è successo? Stavo durante una live, a caso, io faccio spesso live sul server con voi iscritti, cose del genere, e niente, ho spammato durante questa live. Ma il fatto è che io spammo sempre durante le live. Durante le live scrivo sempre tipo, entrate, sono in live, fate join Celofi, e spammo così il lobby, forse non è proprio una cosa carina da fare in effetti. Però nessuno mi ha mai detto in 2 anni... di carriera su CoreLMC che era una cosa illegale, quindi niente, io continuavo a farlo finché un giorno sono entrato nel server e mi sono accorto che non c'avevo più il rank senza nessun avviso né niente. Ovviamente lì ho scritto a Feriz, visto che comunque lo conosco, sapete no, ho fatto i TikTok ufficiali per CoreLMC, lo sento da un bel po' di tempo, quindi dai, più o meno lo conosco, non come Marquez e gli altri, loro lo conoscono parecchio di più, però diciamo che un po' ci si conosce. Detto questo, io ho scritto e lui mi ha detto che ero stato depexato per quella cosa lì che ho spammato, anche se in realtà lo faccio da sempre. Comunque alla fine è stato gentilissimo, mi ha rimesso il rank dopo qualche giorno, ne abbiamo parlato, intanto i miei amici stanno facendo stragi, bravissimi, e ne abbiamo parlato, lui mi ha detto che bastava che non avessi spammato più, anche se sinceramente non ho proprio... Ma questo è nemico? Mi sa di sì. Anche se non ho proprio... Porca paletta! Oh, infame! No, 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 no! No! Dicevo che se non ho proprio i requisiti è lo stesso, mi ha messo comunque il rank, visto che comunque io non faccio tante visualizzazioni come, che ne so, Marquez, Domi, eccetera. Quindi diciamo che lui è stato molto bravo e simpatico in questa cosa, più che, diciamo, seguire la mente e dire ma sto qui è scarso, chi se ne frega, ha detto ma vabbè, lui sta su CoreLMC da anni, fa un sacco di eventi, di live e di video, poi è simpatico un sacco proprio, e quindi mi ha ridato il rank, è stato molto gentile, davvero grazie un sacco Feriz. E in più mi ha anche permesso di fare questo video clickbait, eh? Beh, avete visto, un video clickbait. Vabbè, ok, detta questa questione ragazzi, voglio parlarvi comunque di un paio di altre cose. Per prima cosa piglio queste e andiamo all'attacco, prendo anche queste, ma sì dai, andiamo. Ok, facciamo una cosa, prima finiamo questa partita, che bisogna concentrarsi adesso, e poi vi parlo di altre cose importanti. Bravi! Ah, Morici! PvP! Ok, dove sono i rossi? No, 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 no! No, che ho fatto? Sono uscito, non volevo! Niente. Stavo dicendo che ho altre cose da dirvi. Per prima cosa, che non so se lo sapete, ma purtroppo mi hanno depexato anche dal Discord di Domi, il Dorado, e questa volta non me l'hanno riattivato il rank, e niente, proprio me l'hanno tolto perché non avevo più i requisiti, hanno fatto un po' di cambiamenti loro. Sinceramente anche per questa cosa qui ci sono rimasto un pochettino male, però alla fine comunque per mantenere un Discord così, fare una community forte, c'hanno anche ragione loro. Bisogna, diciamo, cercare dei youtubers esperti che fanno più visualizzazioni di me, più bravi, insomma. Ovviamente ragazzi non ce l'ho con il loro staff, e loro sono professionalissimi, strabravi. Però, sinceramente, secondo me, potevano, diciamo, mostrare un pochettino più di cuore, forse. E considerare anche il fatto che in quel Discord lì ho fatto un paio di eventi fighi, ho fatto un po' di collaborazioni belle, comunque. Sono stato molto attivo, diciamo. Anche nei chat vocali ho fatto entrare in quel server tutti i miei collaboratori principali per registrare i video, le live, eccetera. E nulla, alla fine me ne hanno tolto lo stesso. Secondo me, oltre alle visualizzazioni, dovevano considerare un po' anche questo aspetto qui, ma vabbè. Certe volte bisogna guardare oltre i numeri e magari considerare anche un po' di più quello che, diciamo, la persona ha fatto per te.
quanto impegno e passione ci ho messo, perché cavolo, ci ho messo di passione per organizzare cose in quel Discord lì. Ho fatto un paio di cosette in un mese soltanto, considerate. Però vabbè, alla fine non ho fatto cambiamenti, è andata così comunque. Adesso sono con i miei fans sul mio Discord e sono comunque contento di sta cosa. Vale, potevo essere sull'altro, ma vabbè. Comunque, vi ricordo che tutti i link interessanti tipo Discord e Telegram e gruppi vari li trovate in descrizione se volete partecipare a questi video belli. Mori! Ok, adesso che vi ho dato queste due notizie di The PAX, anche se una non è finita bene e l'altra sì invece, vi do una notizia più interessante che riguarda voi YouTubers. Oppure anche noi YouTubers. Oddio, c'è un mio clone malvagio. Aiuto, aspetta, mi devo concentrare, è difficile picchiare e parlare allo stesso tempo, eh? Ok, volevo dirvi che comunque io da sempre faccio collaborazioni, comunque le accetto, diciamo che accetto collaborazioni e video con qualunque YouTuber o streamer, anche molto più piccoli di me, che hanno, non so, 10 iscritti anche. Per me non c'è nessun problema e non guardo i numeri, ma se qualcuno mi propone una cosa, a me fa sempre piacere partecipare. Quindi, se siete YouTubers, anche piccoli come ho detto, basta che mi iscrivete in privato su Discord o Telegram e sono ben contento di fare collaborazioni con voi. A me non torna assolutamente nulla in tasca da queste collaborazioni, non è che ci guadagno soldi, iscritti o visualizzazioni, però comunque rendere contenti questi YouTuber o iscritti che mi hanno contattato mi piace, insomma, loro hanno scritto a me, cavolo, ci sarà un motivo, mi considerano importante, magari mi piacciono semplicemente i miei video, che ne so, sono una figura di riferimento. Tipo, non so, se io facessi un video con Gabby, vabbè, oltre che l'ho già fatto, sarei un sacco contento, sarebbe un onore, mi piacerebbe un casino proprio. E quindi cerco di restituire questo sentimento anche a loro. E proprio per questo, è finita la partita, niente, ve ne parlo dopo. Ne facciamo un'altra. Proprio per questo, ragazzi, mi piacerebbe in futuro aprire un bel server dove organizzare una community fra YouTuber, sia piccoli che grandi, senza guardare troppo agli iscritti e ai numeri, dove collaborare fra di noi, fare eventi, tutto e di più, ma è ancora un progetto che non so se lo farò o quando, mi piacerebbe, diciamo, oddio, non so quando lo farò appunto, però mi piacerebbe. Per il momento sto utilizzando il mio server Discord, come al solito, per fare un sacco di eventi vari, e se volete collaborare, come ho detto prima, basta che mi iscrivete lì. Ho anche aggiunto delle chat appunto per queste cose, ad esempio c'è il forum dove potete richiedere collaborazioni anche con altre persone sul mio Discord, oppure c'è la chat dove potete mandare i vostri video, i meme, un sacco di robe, ragazzi, entrateci, dovete farlo se ancora non l'avete fatto. E insomma, ragazzi, per concludere con questo video vorrei lasciarvi un messaggio, ovvero certe volte non bisogna guardare ai numeri appunto di una persona, magari se riesce a darvi quello che volete oppure che desiderate oppure no. Ma guardate quanto sei impegnato comunque per provarci, ok? Tipo ad esempio Feritz, visto che anche se non sono proprio adattissimo, se non ho i numeri per stare su Corel, lui ha detto ma questo qui ha fatto molto, ha fatto i TikTok, fa i video, le live, eccetera. Lo conosco, quindi dai, glielo do lo stesso. Beh ragazzi, direi che possiamo concludere qua il video. È stato un bel esperimento perché sono, come ho detto prima, in vocale con tutti i miei iscritti sul Discord. E in più è stato anche un video un po' clickbait. Detto questo, spero di avervi insegnato qualche cosa. Prima di concludere vi dico un paio di cosette se siete arrivati a fine video. Ovvero che non so come faccio ad essere ancora vivo per prima cosa. Ma vi sto dicendo anche che ho in programma delle cose epiche per il futuro. Tipo che presto, non so quando di preciso, ho in programma delle belle collaborazioni con Pogodoggo. E in più, fra non molto, la Svanilla 2 e la Svanilla in generale finirà e si concluderà per sempre. E cosa succederà dopo? Chi lo sa? Lo scopriremo, ragazzi. Lo scopriremo soltanto vivendo. Quindi, ciao a tutti e grazie per la visione. Ciao! Entrate nel Discord, fatelo! Oh no!